Come ho detto, oggi vi faccio vedere come abbiamo fatto il giro arrosto. Praticamente noi già ne avevamo uno in realtà, che l'avevamo fatto 10 anni fa. Era molto imponente, era grande, però talmente modificato per via delle macchine, una volta una Giulietta, una volta una Aston Martin, l'altra volta abbiamo fatto su una Jaguar, e poi sul TR3 talmente tante volte che diciamo è finito quello, quindi abbiamo deciso di rifarlo e abbiamo fatto in questa maniera. Ora vi spiego quello che abbiamo dovuto comprare. Abbiamo comprato un tubolare, ve lo scrivo qua così ve lo ricordate, tubolare da 60 per 60, ok? Che sarebbe questo qua, questo qua. Diciamo quello più grande. Poi abbiamo preso un altro tubolare da 50 per 50. Voi sapete già che i tubolari sono da 6 metri, quindi abbiamo dovuto usufruire di 3 metri a una parte e 3 metri all'altra, quindi 3 metri per questa parte e 3 metri per quest'altra. Parlo soltanto del tubolare da 60. Ovviamente cosa abbiamo fatto? Ora vi cancello così, tanto questo lo memorizzate, che sarebbe un tubolare così e un tubolare 50-50. Ora cancello e vi faccio vedere le misure. Parliamo solo del tubolare da 60 per il momento. Tubolare 60, e se, bisognerebbe capire che è questa parte qua sotto, questa croce qua e questa parte anteriore. Quindi ho dovuto tagliare una parte da 120, che sarebbe la parte inferiore, e ve lo segno, parte inferiore. Quindi la parte inferiore è 120. Poi la parte questa dove c'è l'alzata, questa parte qui, diciamo, ve lo giro così vi faccio vedere, questa parte qui è stato un pezzo da 60, quindi poi ve lo disegno, Poi la parte anteriore, dove c'è l'altra ruota, questa è da 80. Ok, se voi andate a misurare, 120 è 2,60 diventa questo, no? Perché diventa 2 metri, 2,60. Che cosa avanzava? Avanzavano 40 centimetri, che stanno qua e qua, diciamo, ve lo faccio vedere su questa, che è la stessa cosa, cioè stanno 13 centimetri qua, 13 centimetri qua e 13 centimetri qua. Quindi abbiamo recuperato i 40. Quindi 3 metri per fare 300, per fare una parte. Parliamo soltanto del tubolare 60x60. Quindi questo lo cancelliamo e passiamo al tubolare 50x50. Intanto poi faccio il disegno del tubolare. Questo qua, diciamo, approssimativamente vabbè, diciamo una cosa simile. Ok, diciamo che l'ho disegnato così al peggio. Ok, qui ci stanno le ruote per non sbagliasse. Allora, questo è 60 l'altezza, questo tutto 120 e questo è 80. Ok? Se fate caso, quello da 80 io l'ho fatto passare sotto. Quello da 80 passa, non passa qua, passa, bensì passa sotto. Passa qua sotto. Quindi lo sono attaccato sotto. Poi ovviamente bisogna sempre metterci le traversine. Queste le mettete come vi pare, non c'è problema. Sono traversine da tenuta per non farlo sbilanciare. E qui pure ci sono delle traversine per dargli forza.
abbiamo detto con 60, con il tubulare 60, tutto questo movimento qua, più i tre pezzi che sarebbero, sono tre pezzi da 13 centimetri, 13 centimetri che sarebbe 1, 2 e 3, questi pezzi qua, dove dopo ci si infila dentro il 50, questo lo cancelliamo, e penso che fino a qua ci siamo. Poi parliamo del tubolare da 50. Tubolare da 50. Tubolare da 50, che cosa ci è servito? Ci è servito per inserirlo qua, diciamo, sta qua dentro. E questo qua, che scorre qua, questo è il tubolare da 50. Quindi noi abbiamo utilizzato per questo che entra dentro qui sulla parte che si alza 60 centimetri sempre. Poi questa parte qua dove sta, dove se dovete attaccare la macchina, sulla parte questa qua, questo qui era da 100. Poi ci abbiamo questa alzata qua che abbiamo fatto altri 40. Poi ci sono i due bracci davanti che sono 35 l'uno. Se andiamo a controllare, anche qua abbiamo circa la stessa misura, ovviamente, perché ci abbiamo 1, 2, 3, 4 e poi sì, diciamo pure questo abbiamo utilizzato quasi tutti i 3 metri, ok? Quindi con le due barre abbiamo fatto tutte e due le campate, che manca soltanto il centrale, che poi in base alla macchina bisogna mettere il centrale. Considerate che questo qua è da 50, ci vuole un tubolare da 40 che si infila dentro, e poi ovviamente siccome c'è lo spazio di 80 da qui a là si può infilare 80 centimetri, 80 centimetri, quindi abbiamo la possibilità di mettere una 500 oppure mettere, che ne so, una qualsiasi macchina più grande, no? Ovvio. Quindi qua, fino a qua ci siamo, possiamo chiudere così. Quanto riguarda le ruote, lo sapete, le ruote insomma è semplice, basta fare una piastra e si mettono le ruote. Ovviamente le due ruote dietro sono più alte, questa è più bassa. Ora vi spiego per quale motivo ho messo questo più basso, perché quando noi andiamo a far girare la macchina non la dobbiamo alzare tanto, basta pure alzarla, se la macchina è larga 140 basta alzarla 50, cioè, scusa, 70, quindi alzandola 70 già gira ovviamente, e quindi se noi abbiamo questa parte qua più bassa, ovviamente non dobbiamo alzare troppo la macchina. Io cerco di vedere la più bassa possibile. Poi, diciamo, per quanto riguarda le cose che girano qua dentro, è facilissimo, perché basta prendere due cuscinetti, uno avanti, uno dietro, con tubo che passa, con un profilato a misura che passa dentro e va saldato, se vedete, ma non lo posso smontare, comunque va saldato, in pratica va saldato, in testa qua ci va saldata la piastra e qua un'altra piastra, perché è ovvio che poi dopo queste due piastre ci danno la possibilità di bloccarlo, no? Perché uno gira e uno no, vedete, uno riesce a girare e l'altro è bloccato fisso. Questa è una cosa semplice, non è difficile da solato, qui diventa più complicato invece, perché qua ci abbiamo messo la corona della macchina, benzina, perché se la mettiamo nel motore diesel è troppo grande, troppo pesante, troppo ingombrante. Quindi questa qua che cosa ci fa? Corona e pignone che fa girare il girarrosto, ok? Quindi così abbiamo la possibilità di girare il giro rosso. Poi c'è stato un fermo qui e un fermo di qua, e in base a come gira noi troviamo il buco preciso e ci mettiamo
Io dico sempre un bullone qua, un bullone qua, due bulloni stretti, questo se non è più, ok? Poi vi faccio vedere per quanto riguarda i pistoni. I pistoni è semplicissimo, basta andare sui siti, anche su Amazon, io l'ho preso su Amazon, questi qua sono nient'altro che i pistoni che tirano sulla gavetta per sei motori. Quindi che cosa fa? Il pistone ci aiuta a tirare sulla macchina, mentre lo spiedo che c'avevo quello vecchio, per tirare sulla macchina dovevo tirarla su con un paranco e quindi e poi c'erano dei fermi qua che bloccavo, vedete come fare? Basta rompere, considerate che sale 50, 40 cm questo e 25 quest'altro, quindi la macchina la portiamo dove vogliamo. Quindi basta tirare. Qui sono pure con la pistola, tanto si avviene una volta ogni volta che facciamo la macchina, no? Oh, per quanto riguarda questo abbiamo capito, spero, tutto quanto. L'unica cosa che non è fatta, ovviamente si farà dopo, e vi consiglio proprio di farla dopo, i montanti che vanno qua dentro. Ora vi faccio vedere quelli che c'avevo sull'altro spiedo. Ho delle cose simili che noi in base a qualsiasi macchina abbiamo la possibilità sia della lunghezza della larghezza, perché ovviamente queste cose qua si tolgono e scorrono dentro, addirittura si vanno a mettere questo verso e all'altro verso. Perché? Perché se io la macchina la devo abbassare di più, ho altri 6 cm da abbassare di più o di meno, insomma, secondo quello che mi fa più comodo. Quindi questo scorre e questo serve per l'attacco. Ovviamente ogni macchina poi c'è l'attacco suo. Come vi ripeto, allora bisogna mettere soltanto il tubolare centrale per dare la distanza a quello che ci serve, no? Quindi basta comprare un tubolare più lungo, che poi se, cioè un tubolare qualsiasi, poi se è lungo si accorcia, insomma. Però è ovvio, queste cose qua vanno fatte in base al tipo di macchina che dobbiamo fare. Io vi posso dire che ho speso circa 400 euro tra tutte le cose che ho comprato, che ho fatto, e quindi mi sembra non è una spesa eccessiva, anche perché è robusto e funzionale, si alza, si abbassa, addirittura lo possiamo alzare tutto quanto, non c'è neanche bisogno di girarla, perché la macchina, perché quando ce l'abbiamo, che ne so, sottoporta a altezza, è come se ci avessimo un ponte, insomma, ecco. È ovvio, questo è stato studiato per le scocche, non è che io ci alzo la macchina con i motori, questo alza 1000 kg, 1200 kg, però diciamo che la macchina, la scocca, la più pesante che ho fatto poteva pesare 5,50, parlo della scocca ovviamente, quindi eccoci qua. Chi vuole e c'ha qualche domanda da farmi sa dove me lo può trovare. Spero di essermi spiegato bene.